Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Carissimi fratelli e sorelle, con questa celebrazione iniziamo la Settimana Santa nella Domenica delle Palme. Lo facciamo in maniera inconsueta, senza la presenza del popolo, e lo facciamo con l'aiuto telematico del coro Anzano che ha preparato e del coro Note di Colore e con l'aiuto anche della tenda TV. Con l'aiuto di questi mezzi allora ci apprestiamo a celebrare questa Santa Messa che inizia senza la tradizionale benedizione dell'olivo e la processione all'interno della Chiesa. Ci disponiamo a celebrarla domandando perdono al Signore per i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen. Signore pietà, Signore pietà. Cristo pietà, Cristo pietà. Signore pietà, Signore pietà. Preghiamo. Dio Onnipotente ed Eterno, che hai dato come modello agli uomini il Cristo tuo Figlio nostro Salvatore, fatto uomo e umiliato fino alla morte di croce, fa che abbiamo sempre presente il grande insegnamento della sua passione per partecipare alla gloria della risurrezione. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. Il Signore Dio mi ha dato una lingua da discepolo, perché io sappia indirizzare una parola allo sfiduciato. Ogni mattina fa attento il mio orecchio, perché io ascolti come i discepoli. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio, e io non ho opposto resistenza, non mi sono tirato indietro. Ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba.
non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste, per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non restare confuso. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si fanno beffe di me quelli che mi vedono, storcono le labbra, scuotono il capo. Si rivolga al Signore, Lui lo liberi, lo porti in salvo, se davvero lo ama. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Un branco di cani mi circonda, mi accerchia una banda di malfattori. Hanno scavato le mie mani e i miei piedi, posso contare tutte le mie ossa. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Si dividono le mie vesti, sulla mia tunica gettano la sorte. Ma tu, Signore, non stare lontano, mia forza, vieni presto in mio aiuto. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli, ti loderò in mezzo all'assemblea. Lodate il Signore, voi suoi fedeli, gli dia gloria a tutta la discendenza di Giacobbe, lo tema tutta la discendenza di Israele. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Filippesi. Cristo Gesù, pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, diventando simile agli uomini. Dall'aspetto riconosciuto come uomo, umiliò se stesso, facendosi obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli, sulla terra e sottoterra, e ogni lingua proclami Gesù Cristo è Signore, a gloria di Dio Padre. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Gloria a Cristo, splendore eterno. Per noi Cristo si è fatto obbediente fino alla morte e a una morte di croce. Per questo Dio lo esaltò e gli donò il nome che è al di sopra di ogni nome. Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente. Gloria a te, Passione di nostro Signore Gesù Cristo secondo Matteo. In quel tempo uno dei dodici, chiamato Giuda Iscariota, andò dai capi dei sacerdoti e disse: «Quanto volete darmi perché io ve lo consegni?» E quelli gli fissarono 30 monete d'argento. Da quel momento cercava l'occasione propizia per consegnare Gesù. Il primo giorno degli azimi, i discepoli si avvicinarono a Gesù e gli dissero: «Dove vuoi che prepariamo per te, perché tu possa mangiare la Pasqua?» Ed egli rispose: «Andate in città da un tale e ditegli: il maestro dice, il mio tempo è vicino, farò la Pasqua da te con i miei discepoli». I discepoli fecero come aveva loro ordinato Gesù e prepararono la Pasqua. Venuta la sera, si mise a tavola con i dodici. Mentre mangiavano, disse: «In verità io vi dico, uno di voi mi tradirà».
Ed essi, profondamente rattristati, cominciarono ciascuno a domandargli: «Sono forse io, Signore?» Ed egli rispose: «Colui che ha messo con me la mano nel piatto è quello che mi tradirà. Il figlio dell'uomo se ne va, come sta scritto di lui. Ma guai a quell'uomo dal quale il figlio dell'uomo viene tradito. Meglio per quell'uomo se non fosse mai nato». Giuda, il traditore, disse: «Rabbì, sono forse io?» Gli rispose: «Tu l'hai detto». Ora, mentre mangiavano, Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò, e mentre lo dava ai discepoli disse: «Prendete, mangiate, questo è il mio corpo». Poi prese il calice, rese grazie e lo diede loro dicendo: «Bevetene tutti, perché questo è il mio sangue dell'alleanza, che è versato per molti per il perdono dei peccati. Io vi dico che d'ora in poi non berrò di questo frutto della vite fino al giorno in cui lo berrò nuovo con voi nel regno del Padre mio». Dopo aver cantato l'inno, uscirono verso il Monte degli Ulivi. Allora Gesù disse loro: «Questa notte per tutti voi sarò motivo di scandalo. Sta scritto infatti: percuoterò il pastore e saranno disperse le pecore del gregge. Ma dopo che sarò risorto, vi precederò in Galilea». Pietro gli disse: «Se tutti si scandalizzeranno di te, io non mi scandalizzerò mai». Gli disse Gesù: «In verità io ti dico, questa notte, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. Pietro gli rispose: «Anche se dovessi morire con te, io non ti rinnegherò». Lo stesso dissero tutti i discepoli. Allora Gesù andò con loro in un podere, chiamato Getsemani, e disse ai discepoli: «Sedetevi qui, mentre io vado là a pregare». E presi con sé Pietro e i 2 figli di Zebedeo, cominciò a provare tristezza e angoscia, e disse loro: «La mia anima è triste fino alla morte. Restate qui e vegliate con me». Andò un poco più avanti, cadde faccia a terra e pregava dicendo: «Padre mio, se è possibile, passi via da me questo calice, però non come voglio io, ma come vuoi tu». Poi venne dai discepoli e li trovò addormentati e disse a Pietro: «Così non siete stati capaci di vegliare con me una sola ora. Vegliate e pregate, per non entrare in tentazione. Lo spirito è pronto, ma la carne è debole». Si allontanò una seconda volta e pregò dicendo: «Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compia la tua volontà». Poi venne e li trovò di nuovo addormentati, perché i loro occhi si erano fatti pesanti. Li lasciò, si allontanò di nuovo e pregò per la 3ª volta, ripetendo le stesse parole. Poi si avvicinò ai discepoli e disse loro: «Dormite pure e riposatevi. Ecco, l'ora è vicina e il figlio dell'uomo viene consegnato in mano ai peccatori. Alzatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino». Mentre ancora egli parlava, ecco arrivare Giuda, uno dei 12, e con lui una grande folla con spade e bastoni, mandata dai capi dei sacerdoti e dagli anziani del popolo. Il traditore aveva dato loro un segno dicendo: «Quello che bacerò è lui, arrestatelo». Subito si avvicinò a Gesù e disse: «Salve, Rabbì!» E lo baciò. E Gesù gli disse: «Amico, per questo sei qui». Allora si fecero avanti, misero le mani addosso a Gesù e lo arrestarono. Ed ecco, uno di quelli che erano con Gesù impugnò la spada, la estrasse e colpì il servo del sommo sacerdote, staccandogli un orecchio. Allora Gesù gli disse: «Rimetti la tua spada al suo posto, perché tutti quelli che prendono la spada di spada moriranno. O credi che io non possa pregare il Padre mio
che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli. Ma allora come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? In quello stesso momento Gesù disse alla folla: come se fossi un ladro siete venuti a prendermi con spade e bastoni. Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e non mi avete arrestato. Ma tutto questo è avvenuto perché si compissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano arrestato Gesù lo condussero dal sommo sacerdote Caifa, presso il quale si erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro intanto lo aveva seguito da lontano fino al palazzo del sommo sacerdote. Entrò e stava seduto fra i servi per vedere come sarebbe andata a finire. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano una falsa testimonianza contro Gesù per metterlo a morte, ma non la trovarono, sebbene si fossero presentati molti falsi testimoni. Finalmente se ne presentarono due che affermarono: costui ha dichiarato: posso distruggere il Tempio di Dio e ricostruirlo in 3 giorni. Il sommo sacerdote si alzò e gli disse: non rispondi nulla, che cosa testimoniano costoro contro di te? Ma Gesù taceva. Allora il sommo sacerdote gli disse: ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se sei tu il Cristo, il Figlio di Dio. Gli rispose Gesù: tu l'hai detto, anzi io vi dico, d'ora innanzi vedrete il Figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nubi del cielo. Allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo: ha bestemmiato, che bisogno abbiamo ancora di testimoni? Ecco, ora avete udito la bestemmia, che ve ne pare? E quelli risposero: è reo di morte. Allora gli sputarono in faccia e lo percossero. Altri lo schiaffeggiarono dicendo: fa il profeta per noi, Cristo. Chi è che ti ha colpito? Pietro intanto se ne stava seduto fuori nel cortile. Una giovane serva gli si avvicinò e disse: anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli negò davanti a tutti dicendo: non capisco che cosa dici. Mentre usciva verso l'atrio, lo vide un'altra serva e disse ai presenti: costui era con Gesù il Nazareno. Ma egli negò di nuovo, giurando: non conosco quell'uomo. Dopo un poco i presenti si avvicinarono e dissero a Pietro: è vero, anche tu sei uno di loro, infatti il tuo accento ti tradisce. Allora egli cominciò a imprecare e a giurare: non conosco quell'uomo. E subito un gallo cantò. E Pietro si ricordò della parola di Gesù che aveva detto: prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai 3 volte. E uscito fuori, pianse amaramente. Venuto il mattino, tutti i capi dei sacerdoti e gli anziani del popolo tennero consiglio contro Gesù per farlo morire. Poi lo misero in catene, lo condussero via e lo consegnarono al governatore Pilato. Allora Giuda, colui che lo tradì, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato perché ho tradito sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa, pensaci tu. Egli allora, gettate le monete d'argento nel tempio, si allontanò e andò a impiccarsi. I capi dei sacerdoti, raccolte le monete, dissero: non è lecito metterle nel tesoro, perché sono prezzo di sangue. Tenuto consiglio, comprarono con esse il campo del vasaio per la sepoltura degli stranieri. Perciò quel campo fu chiamato campo di sangue fino al giorno d'oggi. Allora si compì quanto era stato detto per mezzo del profeta Geremia, e presero 30 monete d'argento
il prezzo di colui che al tal prezzo fu valutato dai figli di Israele e le diedero per il campo del vasaio, come mi aveva ordinato il Signore. Gesù, intanto, comparve davanti al governatore, e il governatore lo interrogò, dicendo: «Sei tu re dei Giudei?» Gesù rispose: «Tu lo dici». E mentre i capi dei sacerdoti e gli anziani lo accusavano, non rispose nulla. Allora Pilato gli disse: «Non senti quante testimonianze portano contro di te?» Ma non gli rispose neanche una parola, tanto che il governatore rimase assai stupito. Ad ogni festa il governatore era solito rimettere in libertà, per la folla, un carcerato a loro scelta. In quel momento avevano un carcerato famoso, di nome Barabba. Perciò, alla gente che si era radunata, Pilato disse: «Chi volete che io rimetta in libertà per voi, Barabba o Gesù chiamato Cristo?» Sapeva bene, infatti, che glielo avevano consegnato per invidia. Mentre egli sedeva in tribunale, sua moglie gli mandò a dire: «Non avere a che fare con quel giusto, perché oggi in sogno sono stata molto turbata per causa sua». Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. Allora il governatore domandò loro: «Di questi due, chi volete che io rimetta in libertà per voi?» Quelli risposero: «Barabba». Chiese loro Pilato: «Ma allora che farò di Gesù chiamato Cristo?» E tutti risposero: «Sia crocifisso». Ed egli disse: «Ma che male ha fatto?» Essi allora gridavano più forte: «Sia crocifisso». Pilato, visto che non otteneva nulla, anzi, che il tumulto aumentava, prese dell'acqua e si lavò le mani davanti alla folla, dicendo: «Non sono responsabile di questo sangue, pensateci voi». E tutto il popolo rispose: «Il suo sangue ricada su di noi e sui nostri figli». Allora rimise in libertà per loro Barabba e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso. Allora i soldati del governatore condussero Gesù nel pretorio e gli radunarono attorno tutta la truppa. Lo spogliarono, gli fecero indossare un mantello scarlatto, intrecciarono una corona di spine, gliela posero sul capo e gli misero una canna nella mano destra. Poi, inginocchiandosi davanti a lui, lo deridevano: «Salve, re dei Giudei!» Sputandogli addosso, gli tolsero di mano la canna e lo percuotevano sul capo. Dopo averlo deriso, lo spogliarono del mantello e gli rimisero le sue vesti. Poi lo condussero via per crocifiggerlo. Mentre uscivano, incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a portare la sua croce. Giunti al luogo detto Golgota, che significa luogo del cranio, gli diedero da bere vino mescolato con fiele. Egli lo assaggiò, ma non ne volle bere. Dopo averlo crocifisso, si divisero le sue vesti tirandole a sorte. Poi, seduti, gli facevano la guardia. Al di sopra del suo capo posero il motivo scritto della sua condanna: «Costui è Gesù, il re dei Giudei». Insieme a lui vennero crocifissi due ladroni, uno a destra e uno a sinistra. Quelli che passavano di lì lo insultavano, scuotendo il capo e dicendo: «Tu che distruggi il Tempio, in tre giorni lo ricostruisci. Salva te stesso, se tu sei figlio di Dio, e scendi dalla croce». Così anche i capi dei sacerdoti, con gli scribi e gli anziani, facendosi beffe di lui, dicevano: «Ha salvato altri, non può salvare se stesso. È re di Israele, scenda ora dalla croce e crederemo in lui. Ha confidato in Dio, lo liberi lui ora, se gli vuol bene. Ha detto infatti: sono figlio di Dio». Anche i ladroni crocifissi con lui lo insultavano allo stesso modo.
A mezzogiorno si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Verso le 3 Gesù gridò a gran voce: Eli, Eli, lema sabachthani, che significa: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: Costui chiama Elia. E subito uno di loro corse a prendere una spugna, la inzuppò di aceto, la fissò su una canna e gli dava da bere. Gli altri dicevano: Lascia, vediamo se viene Elia a liberarlo. Ma Gesù di nuovo gridò a gran voce ed emise lo spirito. Ed ecco, il velo del Tempio si squarciò in due, da cima a fondo. La terra tremò, le rocce si spezzarono, i sepolcri si aprirono e molti corpi di santi che erano morti risuscitarono. Uscendo dai sepolcri dopo la risurrezione, entrarono nella città santa e apparvero a molti. Il centurione e quelli che con lui facevano la guardia a Gesù, alla vista del terremoto e di quello che succedeva, furono presi da grande timore e dicevano: Davvero costui era figlio di Dio. Vi erano là anche molte donne che osservavano da lontano. Esse avevano seguito Gesù dalla Galilea per servirlo. Tra queste c'erano Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e di Giuseppe e la madre dei figli di Zebedeo. Venuta la sera giunse un uomo ricco di Arimatea chiamato Giuseppe. Anche lui era diventato discepolo di Gesù. Questi si presentò a Pilato e chiese il corpo di Gesù. Pilato allora ordinò che gli fosse consegnato. Giuseppe prese il corpo, lo avvolse in un lenzuolo pulito e lo depose nel suo sepolcro nuovo, che si era fatto scavare nella roccia. Rotolata poi una grande pietra all'entrata del sepolcro, se ne andò. Lì, sedute di fronte alla tomba, c'erano Maria di Magdala e l'altra Maria. Il giorno seguente, quello dopo la Parasceve, si riunirono presso Pilato i capi dei sacerdoti e i farisei, dicendo: Signore, ci siamo ricordati che quell'impostore, mentre era vivo, disse: Dopo 3 giorni risorgerò. Ordina dunque che la tomba venga vigilata fino al 3° giorno, perché non arrivino i suoi discepoli, lo rubino e poi dicano al popolo: è risorto dai morti. Così quest'ultima impostura sarebbe peggiore della prima. Pilato disse loro: Avete le guardie, andate e assicurate la sorveglianza come meglio credete. Essi andarono e, per rendere sicura la tomba, sigillarono la pietra e vi lasciarono le guardie. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Cominciamo questa settimana santa con tanti no. Non abbiamo potuto benedire l'ulivo, recapitarlo nelle case come avremmo voluto. Non abbiamo potuto fare la benedizione qui nel sagrato, nella chiesa, niente processioni. No alla presenza dei fedeli, tanti lo desiderano, l'incontro con il Signore nell'Eucarestia. E poi tanti no alle relazioni, agli affetti, persino l'ultimo saluto ai cari defunti è ridotto al lumicino. Anche Gesù si trovò dentro tanti no, quello di Giuda,
quello di Pietro, di Pilato, del popolo. Ma Gesù sta seguendo il piano del Padre. Che strano questo piano del Padre. Vuole il male per il figlio, questo Dio? No, sicuramente. Il male non è nella volontà di Dio. Quale sarà questo piano di Dio per l'uomo e per il mondo? La risposta più bella a questa domanda e al problema del male ce la dà Gesù. Gesù sta dentro una situazione di dolore che ha accettato, ha subito per la superbia e per il male dell'uomo, ma lo fa per offrirci una via, una risposta che è dentro il piano del Padre. Non sapete che io devo fare la volontà del Padre mio? Questo progetto di Dio non è il male, il dolore, la morte, ma attraverso il Figlio ne fa un'occasione di salvezza, di amore. La storia di Gesù diventa storia di salvezza. E più l'uomo sembra distante, più l'amore di Gesù si fa grande, tanto grande da finire in croce. Anche in queste situazioni di dolore che stiamo vivendo in questi momenti, di solitudine, anche di angoscia, dobbiamo provare a vivere con la logica della Pasqua, fatta da passaggio della morte alla risurrezione, dal buio alla luce, dai no ai sì. E questi possiamo farli anche noi attraverso i nostri gesti quotidiani di servizio, di ascolto, di preghiera, di amore, piccoli segni di luce. La logica contenuta nella passione è la stessa del chicco di grano, quella che, morendo, porterà molto frutto. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create, per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture. È salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo che è il Signore e dà la vita e procede dal Padre e dal Figlio e con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa, cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, eleviamo al Padre la nostra preghiera. Chiediamo la grazia di partecipare pienamente al mistero di redenzione del suo Figlio. Diciamo insieme, Padre nostro, ascoltaci. Padre nostro, ascoltaci. Custodisci la tua Chiesa,
dona ai suoi ministri un cuore umile, generoso e sincero. Padre nostro, ascoltaci. Illumina i governanti e i legislatori. Conforta le vittime delle ingiustizie umane. Padre nostro, ascoltaci. Consiglia chi dubita. Aiuta chi vuol credere. Guida chi è in cerca della verità. Padre nostro, ascoltaci. Soccorri i poveri. Conforta gli agonizzanti. Dona speranza ai disperati. Padre nostro, ascoltaci. Edifica sulla carità le nostre comunità. Difendi l'unità delle famiglie. Dona ai giovani la gioia di lavorare per il tuo regno. Padre nostro, ascoltaci. In questo momento di preghiera vogliamo ricordare in particolare tutti i defunti di questa pandemia del coronavirus. Preghiamo per tutti gli operatori sanitari, per gli operatori della giustizia, per i responsabili civili, per tutti quei volontari che nel silenzio stanno portando avanti, ecco, meglio che possono, questa nostra cara nazione e anche tutte quei paesi dove si sta vivendo questa terribile pandemia. Preghiamo per tutte queste persone. Padre nostro, ascoltaci. Accogli, Padre, la nostra preghiera nel giorno in cui celebriamo la Passione del Signore e donaci la gioia di partecipare alla gioia del Tuo Figlio risorto, che vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'Universo, della Tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a Te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto nei secoli, Signore. Benedetto sei Tu, Signore Dio dell'Universo, della Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Benedetto nei secoli, Signore. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. Dio Onnipotente, la passione del tuo unico Figlio affretti il giorno del tuo perdono, non lo meritiamo per le nostre opere, ma lo ottenga dalla tua misericordia questo unico mirabile sacrificio. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È cosa buona e giusta. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a Te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Egli, che era senza peccato, accettò la passione per noi peccatori e, consegnandosi a un'ingiusta condanna, portò il peso dei nostri peccati. Con la sua morte lavò le nostre colpe e con la sua risurrezione ci acquistò la salvezza. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a Te il nostro canto e proclamiamo insieme la Tua lode. Oh,
veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi». Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me». Mistero della fede, tu ci hai redenti con la tua croce e la tua resurrezione. Salvaci, o Salvatore del mondo. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente, per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra, e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza
e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza, e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona le unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma dir soltanto una parola e io sarò salvato. Silenzio della sera, Gesù.
Preghiamo. O Padre, che ci hai nutriti con i tuoi santi doni e con la morte del tuo Figlio, ci fai sperare nei beni in cui crediamo, fa che per la sua risurrezione possiamo giungere alla meta della nostra speranza. Per Cristo nostro Signore. Augurando a tutti di vivere nel migliore dei modi questa settimana santa, ecco, raccomando la preghiera e la possibilità di utilizzare i mezzi di comunicazione, la TV, radio, internet, che trasmettono, ecco, tantissime opportunità nelle celebrazioni. In particolare seguiamo sulla tenda TV le messe del nostro Vescovo Corrado, oppure sui mezzi nazionali quelli di Papa Francesco. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace. Rendiamo grazie a Dio. Ooh.